Ciao ragazzi, oggi vi do qualche indicazione su come usare una canna da casting, diciamo pressappoco come una da spinning, nel senso che quando usiamo quella da spinning di solito diamo, no, la famosa frustata, cosa che sulle canne da casting è sconsigliato poiché, come ben sapete, il mulinello da casting tende ad imparruccarsi molto di più quando si dà una frustata. In questo caso vi faccio vedere il mio setup per fare un lancio molto deciso che ci permette dei lanci molto lunghi, alla stregua quasi di una classica canna da spinning e di un relativo mulinello da spinning, facendo un gioco di freni. In pratica io, nel momento in cui apro l'archetto, vedete che l'esca scende molto velocemente ma tende a fermarsi quando cade in acqua, cioè nel senso che il filo non continua a scendere, a scivolare quando l'esca cade in acqua. Invece il freno, in questo caso magnetico, è impostato quasi al massimo, quindi ben oltre la metà, diciamo tra la metà e il massimo, una via di mezzo. Ora vi faccio vedere che lanciando in modo molto deciso le parrucche non si formeranno. Ecco, come potete vedere, parrucche non ce ne sono.